Buongiorno, è pieno di gente, siamo alla marcia di Butoia. Potete ammirare la Pepe Montana? Perché è la marcia dei funghi, quindi? Un funghetto tra lalla. E adesso che ci canteranno Pollon, perché la sapranno tutta. No. Bene, adesso andremo giù per di là e poi ci vediamo. Faremo la salita del Ciastellato e poi via. A dopo, ciao. Ennesima salita al Ciastellat anche per quest'anno. Sì. Eccole, ci sono anche le altre due. La Cinzia è laggiù. La vostra gioia è tornato il nostro Alberto Angela, ovvero Cinzia, che ci spiegherà in questa bellissima panorama i paesi. Vai Cinzia! Intanto sono avvantaggiata dalla foschia. Allora, davanti a te cosa abbiamo? Abbiamo il paese da quale siamo partiti. Cioè? Budoia. Dove è in corso la mostra dei funghi. La festa del fungo. Poi là dei Monticelli, dove ci sono le cave. Questi sono i colli di Santa Lucia, al di là del quale c'è Santa Lucia, frazione di Budoia. Ok. Dove nasce l'elastico? Dove nasce l'elastico? Che è un coro, specifichiamo. E dove là ci sono le... Dove la nostra amica Sandra, cittadinanza onoraria. Abbiamo, per questo, pensate che abbiamo il primo pubblico. E il motivatore, ecco. Laggiù c'è la base di Aviano. Laggiù c'è la base di Aviano, laggiù. Che luccica. Laggiù. No, Dardago non si vede. No, Dardago è qua. È qua. E manca di dire le cave di Caneva. Ah, sì, bella giù in fondo. Oddio, sì, la via. Esatto. Ecco. Bene. Basta, perché poi appunto non si vede più niente. Non si vede neanche Pordenone. Non si vede neanche Venezia. Non si vede... Abbiamo un disturbatore qui. Ecco, perfetto. Questa è la visuale comunque. Veramente non si vede neanche Pordenone. Ma è veramente fosco. Bene, salutiamo. Ecco, la Cinzia. Vai, saluta Cinzia. Arrivederci. Saluta pubblico. Alla prossima. Alla prossima deludente spiegazione.